Oggi l'ultimo migrante che era ospitato nella caserma Montello è uscito. L'annuncio è stato fatto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del progetto nazionale sulle mense biologiche certificate. Circa 300 migranti sono stati ospitati nella ex caserma di Milano dall'ottobre 2016, nel periodo di maggiore emergenza in città, tra le polemiche di cittadini e forze politiche di opposizione, con la prospettiva di liberare la caserma entro il dicembre di quest'anno. Sala ha ringraziato la prefettura che ha dato un importante contributo ed ha permesso di distribuire i migranti non solo a Milano ma in tutta la Lombardia. Il sindaco ha chiarito che ad oggi non ci sono in previsione altri progetti simili come quello avvenuto alla caserma Montello, ma ha aggiunto il tema dell'utilizzo degli spazi militari rimane e questo è stato un ottimo esempio di come in silenzio e lavorando si gestiscono le cose. E sulla questione del barcone dei migranti naufragato nel 2015 a largo della Libia, provocando la morte di circa 700 migranti, ha risposto che il relitto, che diventerà un'installazione artistica, simbolo della tragedia che vivono i migranti, dovrebbe essere collocato a Città Studi. È stata un'esperienza positiva quella che si è fatta a Milano, utilizzando una caserma che era chiusa e inutilizzata per 13 mesi, come avevamo annunciato. Ciò è avvenuto grazie al rapporto tra il comune e la prefettura e grazie all'aiuto di numerose associazioni, anche del quartiere, un'esperienza positiva che non ha fatto emergere problematiche particolari, al contrario di quello che si diceva, perché molti ricorderanno che prima dell'arrivo dei migranti gli esponenti della destra raccontavano che il quartiere sarebbe così stato devastato da un'invasione, invece si è trattato di una convivenza molto tranquilla come era giusto immaginarsi. C'è questo progetto da tempo, un progetto che l'amministrazione ha appoggiato, nella caserma nascerà questo luogo con diversi soggetti delle forze dell'ordine e quindi con una presenza importante delle forze dell'ordine, ed era un progetto che avevamo annunciato e rispetto a cui avevamo dato tutto il nostro sostegno, che confermiamo assolutamente. Noi abbiamo una presenza piuttosto significativa nelle nostre strutture d'accoglienza di migranti, quindi andiamo avanti con questo tipo di azione, sapendo che non è semplice, ma poi che Milano comunque sta facendo un grandissimo lavoro di accoglienza e di sostegno all'accoglienza.